Ciao a tutte e bentornate nel mio canale. Oggi voglio vedere insieme a voi come andare a realizzare un fondo per borsetta di forma ovale. Mi sono già portata un po' avanti con il lavoro, ma lo ricomincerò insieme a voi per farvi vedere i passaggi che ho appena fatto. Prima di iniziare con il tutorial, vi voglio presentare questi filati con i quali voglio andare a realizzare appunto una borsetta. Allora, ho trovato in commercio questi cordini in cuoio leggermente elasticizzati. Io spero che la camera metta bene a fuoco in modo che possiate vedere sia il nome. Sono 50 metri di cordino e ho acquistato diverse tonalità, quindi per la borsa utilizzerò una tonalità di bronzo scuro, quindi marrone scuro, abbinato a questo beige oro lucido, molto molto bello. Allora, come filato, lo spessore siamo su 1 mm, quindi va bene lavorato con un uncinetto numero 3. È morbidissimo, sembra velluto, cioè al tatto è veramente molto molto bello questo materiale. È in cuoio, leggermente elasticizzato, quindi ha una componente in poliestere. E oltre a questi colori, io ho trovato anche il bianco perlato, il rosa, il fucsia. Ho trovato tantissime tonalità e diciamo che le ho acquistati perché comunque mi ha colpito proprio la luminosità di questo cordino, che per realizzare delle borse, delle cinture, dei braccialetti, delle collane, lo trovo veramente molto molto carino. Molto bello. Poi il tatto, cioè vi ripeto, al tatto è veramente, sembra velluto e morbidissimo. Allora, questo filato qua, siccome io l'ho trovato da 50 metri, online sinceramente non ho visto se ce n'erano altri, ma ha colpito proprio questo della Mille Colori. Non ha un costo bassissimo, vi dico, perché una rocca da 50 grammi, che è questa, non so neanche quanta ne utilizzerò per la borsa, devo provare. Io ne ho prese 6 di queste rocche perché ho intenzione di fare un punto dove il filato comunque ne occorre abbastanza, e 2 nella tonalità di marrone. Il costo si aggira intorno ai 14 euro, quindi 13,99 euro 50 metri. Quindi diciamo che non è molto economico, però è veramente molto bello per realizzare un oggetto per noi, o per fare un regalo, realizzare una cosa veramente molto bella con questi filati. Io lo sto lavorando con l'uncinetto numero 3 da lana. Devo dire che si lavora molto bene, cioè sto facendo un punto un pochino stretto perché sto lavorando appunto un fondo per una borsa in forma ovale. Ora il tutorial sarà per come si realizza il fondo ovale per una borsa, come li realizzo io. Però lo lavoro abbastanza bene, cioè nonostante sia uno spessore abbastanza grandino, con l'uncinetto numero 3 per la lana, io lo sto lavorando tranquillamente. Quindi, e poi, nonostante sia morbido, però per fare una borsa questo rimane, una volta lavorato, rimane abbastanza rigido, non è morbidissimo, quindi va benissimo per realizzare una borsa in questo materiale. Io parto subito con il tutorial, mi sono portata un pochino avanti. Come avete visto nella presentazione, il lavoro già terminato, vi dico subito che si può realizzare in diverse misure. Quindi io sono partita in questo caso e farò il tutorial con voi con questa misura. Sono partita in questo caso lavorando 14 catenelle, quindi su una misura di 14 punti. Se volete realizzare una borsa più grande, potete tranquillamente aumentare il numero di catenelle e poi giro giro, mano a mano che andiamo a fare degli aumenti, questo si allargherà in modo tale da raggiungere la misura che più vi interessa per la borsa. Quindi, detto questo, passiamo direttamente al tutorial. Un'ultima cosa, se vi piace il maglioncino che sto indossando, che poi in realtà non è un maglioncino ma è un abitino, ho pubblicato il tutorial, lo trovate nelle info del video, ho lasciato il link per la realizzazione di questo bellissimo, perché a me piace sulla schiena tutto il motivo pizzo, di questo bellissimo mini abito o copricostume o comunque maxi top che voi vogliate.
Io vi lascio subito al tutorial, vi mando un bacio grande. Ciao a tutte, a presto! Eccomi qua. Allora, partiamo con il tutorial, però prima vi voglio far vedere cosa si può realizzare anche con questi filati che, come avete visto nella presentazione, a me piacciono veramente, veramente tanto. Allora, questo è il colore con cui andrò poi a realizzare la borsa e farò il tutorial della borsa completa. Oggi vedremo solamente la base. Per la base ho scelto questo marrone scuro da abbinare appunto a questa tonalità di beige color oro. Però io ho acquistato anche questo bianco sempre in cuoio, sempre cordino in cuoio 50 metri, bianco perlato lucido. Spero che la camera faccia vedere la luminosità di questi filati, che sono veramente molto belli. E ho acquistato anche questa tonalità di rosa tenue che ancora non ho aperto. Per provare il tessuto, sono andata a montare una variante della spighetta rumena per fare un bracciale. E questo è il risultato. Poi magari vi faccio anche il tutorial di come ho fatto questo punto, anche se comunque è famosissimo, però. Questa è la variante della spighetta rumena, e invece questa è proprio la spighetta rumena a quattro punti. E l'ho realizzata con il bianco. Per l'estate sull'abbronzatura io credo che sono veramente molto molto belli questi materiali. Quindi, oltre a lavorare una borsa, poi farò anche degli accessori come un portachiavi oppure un bracciale. Possiamo fare una collana, una cintura, quindi sono adatti, si adattano benissimo a questi tipi di lavorazione qua. Allora, detto questo, partiamo con il tutorial. Allora, innanzitutto facciamo il nostro cappiolino. Io vi farò vedere come ho realizzato la base che occorre a me per la borsa, quindi con le stesse misure che poi mi serviranno per sviluppare tutto il progetto. Quindi andrò a montare 14 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Sulla 14ª catenella mi alzo di 3 catenelle che sono la prima maglia alta iniziale, 2 e 3. Filo sull'uncinetto e scendo nella 13ª maglia, quindi nella 13ª catenella, e lavoro una maglia alta. In questo modo prendo un po' di filo. Adesso proseguo con la lavorazione lavorando in ogni catenella una maglia alta, quindi arrivando alla fine avrò un totale di 14 maglie alte come base per la mia lavorazione. Non vi voglio annoiare con la lavorazione delle maglie alte, ci vediamo quando arriviamo all'ultima maglia. Arrivati all'ultima catenella, ho lavorato l'ultima maglia alta. Adesso, nello stesso punto, riprendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, quindi nell'ultima catenella, e vado a lavorare altre 5 maglie alte, quindi un totale di 6 maglie alte nell'ultima catenella. 3, 4, 5, con l'ultimo, la prima che ho lavorato, 6 in totale, quindi mi sto spostando sull'altro lato del lavoro. Sto iniziando a dare una forma stondata all'angolo. Fatto questo, prendo il filo sull'uncinetto e continuo la lavorazione a maglie alte sulla base, quindi sulle catenelle rivolte al contrario. Quindi entro da qua dove sono nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta. Procedo e vado a lavorare
sopra ogni catenella una maglia alta fino ad arrivare alla prima maglia alta che ho lavorato all'inizio del giro, quindi alle 3 catenelle iniziali. Arrivate alle 3 catenelle iniziali, faccio una maglia alta nell'ultima catenella e vi faccio vedere come procedere con la lavorazione. Arrivata alla fine del giro, quindi avendo lavorato tutte le mie 13 maglie più quella terminale, quindi la prima catenella delle 3 catenelle iniziali, cosa vado a fare? Vado a fare quello che ho fatto sull'altro lato, quindi a dare una sfondatura anche a questo lato qua. Rientro nello stesso foro e dove ho già lavorato una maglia alta, ne vado a lavorare altre 5 per un totale di 6 maglie alte tutte nello stesso foro, in questo modo qua. 3, 4, 5. Con la prima che ho lavorato sono 6. A questo punto qua del giro vado a chiudere il primo giro della lavorazione facendo una maglia bassissima sempre nella stessa maglia, quindi nelle 3 catenelle iniziali, in quella rivolta sull'altro lato. Entro nella catenella e lavoro una maglia bassissima. Da qua riparto con il prossimo giro. Allora, se non volete stare a contare dove iniziare a fare gli aumenti, perché adesso andremo a fare una serie di aumenti, potete fare come sto facendo io su questo pezzo che già sto lavorando, mi sono portata avanti. Andate a mettere dei marcatori nelle maglie che dovete lavorare singolarmente, quindi non in quelle doppie, ma in quelle che lavoreremo singolarmente, di modo tale che quando arrivate al marcatore sapete che da lì dovete iniziare a fare l'aumento. In alternativa, contate le maglie di base che avete montato e arrivate alla fine del numero delle maglie di base, iniziate a fare gli aumenti. A questo punto qua ci alziamo di 3 catenelle che sono la prima maglia alta iniziale, in questo modo. Filo sull'uncinetto, quindi nella maglia bassa potete andare a mettere un marcatore, perché qua abbiamo terminato la lavorazione delle 6 maglie alte nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta successiva e procediamo con la lavorazione di maglie alte sopra maglia alta fino ad arrivare all'inizio del giro in cui abbiamo lavorato l'aumento di 6 maglie alte. Sto lavorando un po' stretto perché appunto è il fondo di una borsa, quindi ora sto cercando di lavorare i punti senza tenere il filo troppo lente, però senza nemmeno tirarlo troppo, altrimenti poi il lavoro si arricciola, si prende una piega sbagliata, qui invece deve rimanere bello steso, il fondo della borsa non deve arricciarsi in questo modo, ecco, quindi non tirate troppo il lavoro, cercate di rimanere sempre su una misura giusta di filo per la catenella, però nemmeno troppo morbido, ecco, perché poi starà sul fondo della borsa, quindi più è fitto e meglio è. Considerando che è un cordino in cuoio, un pochino di pressione la devo fare per lavorare queste catenelle. Un po' di lavoro di polso, però ne vale la pena alla fine. Allora, io sono arrivata alla fine, quindi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maglie con questa che vado a lavorare adesso, 12. Entro nell'ultima e sono a 13. Con le prime 3 catenelle che ho lavorato 14 maglie alte. A questo punto devo andare a fare una serie di aumenti, quindi dobbiamo procedere lavorando
una serie di aumenti lungo tutte le 6 maglie alte che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi da qua potete tranquillamente mettere un marcatore che vi dirà il momento in cui sarà il caso di iniziare a fare degli aumenti nel giro successivo. Perché da qui, proprio dalla 14ª maglia che ho lavorato, io rientro nello stesso foro ed inizio a lavorare un primo aumento. Quindi vado a lavorare 2 maglie alte sopra la 14ª maglia alta del giro precedente. Fatto questo, mi sposto nella maglia alta successiva e sopra alla prossima maglia alta lavoro un altro aumento, quindi un'altra coppia di maglie alte nello stesso punto. Quindi rientro nel foro e lavoro un'altra maglia alta nello stesso punto. Se non consideriamo le prime 2 maglie alte lavorate, sopra alle 6 maglie alte del giro precedente ne andremo a lavorare 12. Ok? Quindi lavoreremo 2, 4, 6, 8, 10 e 12 maglie alte. E ricominceremo poi con la lavorazione di maglia alta sopra maglia alta nella maglia alta singola che troviamo sull'altro lato. Quindi procediamo, ne abbiamo lavorate al momento 4, entriamo nella maglia alta successiva in questo modo e lavoriamo un altro aumento. Quindi una maglia alta e di nuovo una maglia alta nello stesso punto. Così, una e due. Nella maglia alta successiva entriamo e lavoriamo un altro aumento. Uno e due maglie alte. Faccio un po' di pressione, come vi ho già detto, ma è proprio il filo che mi richiede questo sforzo in più per la lavorazione. Nella maglia alta successiva di nuovo una e due maglie alte. E siamo arrivati a 2, 4, 6, 8, 10 maglie alte lavorate. Dobbiamo lavorare le ultime due. Entriamo nella maglia alta seguente, di nuovo un aumento lavorando 2 maglie alte nello stesso punto, sopra la stessa maglia alta. Così. Da questo punto in poi continuiamo con la lavorazione di maglia alta sopra maglia alta fino ad arrivare al primo gruppo di 6 maglie alte che abbiamo lavorato nel giro sottostante. Quindi adesso entriamo nel foro successivo e facciamo una maglia alta semplice. Procediamo con la lavorazione lavorando maglia alta sopra maglia alta in questo modo. Scusatemi, il mio vicino di casa ha appena acceso, non lo so, tagliaerba. Poteva aspettare 5 minuti. Maglia alta sopra maglia alta, in questo modo qua. Se non avete messo il marcatore, dalla maglia alta singola lavorata subito dopo l'aumento, andate a contare 14 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Il marcatore aiuta proprio in questo, quindi a non dover contare ogni volta che siamo sulla parte da lavorare senza gli aumenti, quindi su quelli che saranno i laterali del fondo della borsa. Procediamo. Fino ad arrivare all'ultima maglia alta da lavorare, quindi alla 14ª. Da qua di nuovo potete spostare il marcatore perché adesso inizieremo a lavorare di nuovo gli aumenti. Quindi dentro alla maglia alta doppia che abbiamo lavorato nel giro precedente, entriamo e lavoriamo una maglia alta più un aumento, quindi nello stesso punto rientriamo e lavoriamo un'altra maglia alta come abbiamo fatto
sopra le 6 maglie alte dell'altro lato. Quindi anche da questa parte arriveremo a lavorare 12 maglie alte su questo giro, quindi su questo bordo del lato stondato, perché ne abbiamo fatte 6 nel giro precedente. Adesso lavoriamo un aumento sopra ogni maglia alta, quindi ne avremo in totale 12, fino ad arrivare alle 3 catenelle iniziali di inizio giro, dove da lì ricominceremo la lavorazione del giro successivo. Quando arriviamo alle 3 catenelle che abbiamo montato, quindi all'ultima maglia, dove ci sono le 3 catenelle, entriamo nella stessa maglia dove siamo saliti di 3 per iniziare il giro e lavoriamo un'altra maglia alta, quindi facciamo l'aumento anche in questa come all'inizio degli aumenti. Nella terza catenella iniziale chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Quindi da questo momento in poi saliremo di nuovo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta iniziale. Cammineremo per 14 maglie alte facendo maglia alta sopra maglia alta. Dal marcapunti o dalla quattordicesima maglia alta ricominceremo a lavorare 2 maglie alte sopra ogni maglia alta del giro precedente fino ad arrivare alla maglia alta singola dell'altro lato. Ricominceremo la lavorazione anche dell'altro bordo fino ad arrivare alla prima maglia alta lavorata, dove chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Io ho lavorato tutti questi giri in questo modo perché poi il giro si ripete fino a raggiungere la dimensione che vi occorre. Quindi ho lavorato in totale in questa maniera. Allora, 1, 2, 3 e 4 giri. 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, 6 giri totali, quindi 3 da un lato e 3 dall'altro lato. Terminata la lavorazione dei giri, stavo finendo il lavoro, sono andata a fare un giro di maglie alte sopra ogni maglia alta, quindi senza fare nessun tipo di aumento. E io mi fermerò qua perché ho raggiunto la dimensione che occorre a me per la realizzazione della borsetta che voglio, che sto progettando. Quindi da questo punto qua i giri si ripetono fino a raggiungere la misura che più è adatta al vostro progetto. 3 catenelle iniziali, filo sull'uncinetto, nella maglia alta seguente entriamo e lavoriamo un'altra maglia alta singola, quindi senza fare nessun aumento. Io vi consiglio di usare il marcatore di modo tale che non dovete stare a contare e vi sbagliate anche meno, semmai. Nella maglia successiva di nuovo un'altra maglia alta, di nuovo maglia alta sopra maglia alta e così via fino ad arrivare al momento del marcatore dove andremo a fare degli aumenti. Quindi il momento dell'aumento fa anche rima, sarà 2 maglie alte nella stessa maglia alta fino ad arrivare alla prima maglia alta singola del lato sottostante. Ripetiamo questi giri fino a raggiungere la misura che più ci occorre e abbiamo realizzato questa base per borsetta, possiamo registrare anche un cestino, portaoggetti, insomma comunque è una forma ovale adatta a qualsiasi tipo di lavorazione. Tipo contenitore, ecco, anche cestini portaoggetti in questo caso si possono lavorare in questo modo. Quindi questo è il lavoro per come si presenta una volta terminato. Fatto poi tutto il bordo a maglie alte, quindi proprio per andare poi ad agganciarmi con un altro filo e fare la struttura del mio progetto, ho terminato con un punto bassissimo nella terza catenella iniziale, una catenella e posso tagliare il filo. Quindi questo è il risultato. Io mi trovo benissimo con questo metodo, è molto semplice, non richiede particolare esperienza per la lavorazione con la lavorazione dell'uncinetto, però da questa base si possono creare veramente diversi accessori. Io farò anche il tutorial poi della borsa che voglio realizzare con questi materiali, con questo colore. Se avete opportunità o comunque occasione di andare a dare un'occhiata anche online, se trovate
Questi materiali ve li posso consigliare perché sono veramente molto belli, molto molto belli. E si realizzano davvero delle cosine molto preziose, ecco, particolari. Non hanno un costo bassissimo, come già vi ho detto, però sono di grandissimo effetto. Poi sono ottimi materiali, cioè questo è un tessuto che non si rompe mai. Vi voglio far vedere con la forbice quanto devo andare a fare pressione, taglio proprio questo filo che tanto ho terminato, per tagliare questo tessuto. Ecco. Poi magari questi con un accendino andiamo a chiuderli così in modo che non si sfilino le lamelle all'interno. Ecco fatto. Quindi io vi lascio con questo progettino, ci vediamo presto per un nuovissimo tutorial e spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile per la realizzazione dei vostri progetti. Vi mando un bacio grande, ciao a tutte, a presto!